Yeah, I confess, father, I confess, 'cause I've been living wrong. Bella ragazzi, bentrovati. Oggi di cosa si parla sul canale? Si parla semplicemente degli strumenti per rigenerare, quindi che strumenti prendere per iniziare a rigenerare e magari qualche trucchetto, qualche tips su che filo o su che cotone utilizzare. Veniamo noi, guardiamo subito gli attrezzi. Attrezzi che servono per la rigenerazione. Allora, abbiamo proprio in primis una cosa importantissima che secondo me fa il 50% del lavoro, sono i cacciaviti da modellismo. Questi li potete trovare un po' dappertutto. Io consiglio o il Brico o il vostro cinese di fiducia, che è sempre il migliore. Questo modello c'ha qua, ok? Qua c'ha tutti i diametri dei cacciaviti che avete nel set, va da un minimo di 2 a un massimo di 3,5. Questi sono molto consigliati. Voi potete girarci appunto le vostre spire, sono molto comodi. Seconda cosa, le pinzette. Le pinzette, queste non sono quelle con le punte in ceramica, però vanno bene comunque. L'importante è che quando rodate, ok, non tenete, ok, il fire attaccato, o meglio, quando siete sulle coil che sono roventi, non date corrente, ok, con queste qua. Se invece avete quelle con la ceramica, non c'è nessun problema. Altra cosa, il tronchesino. Il tronchesino è comodo su fili superiori allo 0,6, secondo il mio punto di vista. Se usate fili inferiori, allora va bene anche questo qui, il tagliaunghie. Classico, lo rubate al nonno e siete a posto. Altra cosa, le pinze. Le pinze, queste qua sono, vedete, queste qua hanno lo scasso, dove c'è il tronchesino verso l'inizio della pinza. Poi valutate voi, insomma, se prendere quelle senza il tronchesino qui, oppure quelle semplicemente che fanno solo una cosa, che io sono quelle che preferisco, sono le pinze classiche. Poi cosa abbiamo? Abbiamo le forbici. Le forbici, non prendete forbici a 3 euro ragazzi, prendete delle forbici buone che vi durano. Queste qua sono in acciaio, tagliano da far paura e nulla da dire, cioè ce l'ho da una vita e un affilato ogni tanto e siete a posto. Poi, se non volete prendere i cacciaviti, ci sono anche i famosissimi coil jig, ok? Anche se io li sconsiglio, perché per iniziare è giusto iniziare con i cacciaviti, così prendete un po' di manualità, ok? E vi fate le vostre spire, ok? Ci bestemmiate contro, perché ci bestemmierete contro quando vi vengono le spire staccate, ma poi tanto le mettete a posto, quando le metterete a posto una volta che le inserite all'interno del vostro Atom. Lì dopo imparerete a gestirvi voi. Altra cosa, se non avete appunto voglia di spendere 3, 4, 5 euro per queste pinzette qua, quelle in ceramica costano anche di più, allora cosa dovete fare? Andate nel portagioie di vostra madre e prendete queste, le pinzette per le sopracciglia. Ok, le prendete, non si accorge nessuno perché tanto sono pinzette, dite, vabbè, le avete perse, mamma. Ciao, io intanto mi sono fatto le pinzette per mettere a posto le coil. Questi più o meno sono gli attrezzi che dovreste usare. In più, una cosa secondo me molto comoda all'inizio, per sapere appunto gli ohm eccetera eccetera, è l'ohmmeter. L'ohmmeter, che questo qua è quello più classico, quello basic, questo qua fa due cose. Rivela i volt della vostra batteria e quell'altro, che è quello che serve a noi, semplicemente vi dice, dov'è il tasto, qui, il valore della resistenza, ok? Fa solo due cose, le fa bene e funziona con due pile stilo, mica stick. Detto questo, passiamo ai cotoni. I cotoni da usare, secondo me, all'inizio sono 2/3, ma io ve ne faccio vedere due perché sono quelli più versatili. Il Fiber Freaks densità 2, che questo è in pad, quindi il pad cosa fa? Semplicemente avete il vostro fogliettino, tagliate, cardate, mettete e questo è già fatto.
fate un attimino l'occhio su dove tagliare, poi siete a posto. L'altro invece è il cotton bacon. Cotton bacon, questa qua è la versione più piccola, 2 grammi, e questo qua non c'è pad, non c'è niente, semplicemente è il cotone come ve lo trovate. Quindi cosa c'è da fare? Prendere il quantitativo esatto, secondo voi a occhio il quantitativo esatto, cardare, infilare e poi è fatta. Li trovate al costo di 3-4 euro, penso, in negozio, ok? Ovviamente sugli e-commerce costano di meno, su internet costa tutto di meno, però se avete lo shop di fiducia magari vi dà anche qualche consiglio in più. Questo per quanto riguarda i cotoni. I fili, allora, per i fili io adotterei sempre, per iniziare, il Cantal A1. Infatti i fili che vi farò vedere sono tutti in Cantal A1. Cantal A1 perché? Perché è come filo abbastanza duro. Quindi quando voi girate sul vostro cacciavite le vostre spire, rende meglio, perché potete anche prendere le cose con calma, farle bene, non vi corre dietro nessuno. E secondo me come filo si presta molto alle prime rigenerazioni. Veniamo a noi. 27 gauge per... Cantala 1 sempre. 27 gauge per quanto riguarda il discorso degli atomizzatori a guancia rigenerabili. Io mi trovo bene sul Kaifun, poi... Sicuramente ci sono build migliori. Adesso io ne ho fatto un paio, poi vi spiegherò più avanti, ma come prima build io utilizzerei quella. 27 gauge, sì, l'ho già detto, 27 gauge, però quante spire dovete fare? Quante spire? Fate 8 spire su punta da 2,5. Vi viene intorno a 1,4 ohm. Per il tiro da guancia è perfetto, anche l'aroma è discreto. Per quanto riguarda il clutch chasing invece, vediamo altri due tipi di fili, ovvero il 24 gauge, sempre Cantala 1, che è quello della Yud, questo qua, lo trovate intorno ai 4-5 euro, penso, e 0,20, pardon, 24 gauge, 0,52 lo spessore del filo, e con questo ci dovete fare su punta da 3, 6 spire. Classico vi viene intorno a una 0,3 su punta da 3. Se no prendete il 22 gauge, che è uno 0,64, sempre su punta da 3, fate le vostre 6 spire e vi viene intorno a una 0,20. Questo per quanto riguarda sempre il Cantala 1. Se invece volete fare un po' gli arroganti, prendete il Cantal D, che è leggermente, va leggermente sotto, quindi nello 0,22, se usate il Cantal D avrete una resistenza che non va a 0,2 ma va a 0,18, sempre 6 spire su punta da 3. Invece con il 24 gauge Cantal D andrete, invece che a 0,3 andrete a 0,28, 0,27, però io non ho trovato il Cantal D con una sezione del filo così grossa. Se la trovate, provate. Io ho trovato solo del Cantal D con una sezione del filo piccola, tipo il 27 gauge. Provate, e a mio avviso, l'ho provato io sugli atom da guancia, come flavor è molto più buono del Cantal A1. Questo per quanto riguarda i fili. Cotone l'ho già detto, gli attrezzi l'ho già detto, quindi siete a bolla, dovete solo cominciare a rigenerare. Il costo complessivo di queste cosette qua si aggira intorno, penso, ai 25 euro. 20-25 euro. Secondo me, a mio avviso, è inutile prendere il kit della Yud perché costa veramente tanto e le cose che ci sono dentro sono facilmente reperibili da qualsiasi parte, o al brico o dal vostro cinese di fiducia, perché il cinese è sempre il cinese, c'è sempre tutto, perché alla fine anche del... Vi faccio un esempio, c'è un po' di casino, pinze e tronchesino, a voi non ve ne frega niente se sono marchiate beta, sì, belle, durano, c'hanno, insomma, buoni materiali, però per quello che dovete fare voi, ovvero tagliare un filo di Cantal, un filo di acciaio, scusate, l'acciaio, non vi serve. Perché spendere 8 euro per questo, che con 8 euro mi faccio il kit di cacciaviti, mi faccio la pinza, mi faccio il tronchesino, cioè non conta niente. Questo
Quindi innanzitutto prendete le cose che vi servono, poi più avanti vedrete, ok, vedrete come, non so, non mi piace più il tronchesino perché taglia male, boh, prendi il nuovo tronchesino, ma intanto inizia con quello che hai, tra virgolette, quello che è facilmente reperibile. Costo, come già detto, intorno ai 20-25 euro. Voi partite, iniziate a rigenerare. Le rigenerazioni ve l'ho dette. Cosa fare sul cloud chasing e sugli atom da guancia. Quindi enjoy, keep svapo e mi raccomando, iscrivetevi, che più siamo, meglio è. Più casino, più ignoranza. Tutto qua, ragazzi. Bella. Faccio una svapata e vi saluto con questa.